c'è ancora qualche speranza per il futuro della Selta SPA. Questo è quanto sembrerebbe essere emerso dall'incontro avvenuto al Ministero dello Sviluppo Economico. Nel confronto romano fatto alla presenza di sindacati, ma anche di esponenti del mondo della politica, i commissari hanno ribadito che il 13 maggio rimetteranno la relazione sulla situazione del gruppo. Da quel momento il Ministero avrà 10 giorni per fare una propria relazione e poi il Tribunale entro il 13 giugno deciderà se il gruppo Selta sarà ammesso o meno all'amministrazione straordinaria. Ricordiamo che in Abruzzo il sito di Tortoreto dà lavoro ad 80 lavoratori altamente qualificati. Primo incontro al MISE sulla Selta con i commissari, con il Ministero, con le regioni. I commissari hanno da un lato in qualche modo rassicurato perché comunque ci hanno confermato quello che diciamo da tempo, ovvero che l'azienda è un'azienda che si può salvare, è un'azienda che ha mercato, è un'azienda che è un brand riconosciuto nel mondo. Al tempo stesso però purtroppo hanno confermato anche le nostre perplessità sull'operato del management negli ultimi anni, perché di fatto l'azienda ormai da mesi è stata messa in stand-by. Questo chiaramente non aiuta rispetto alla possibilità di una ripresa dell'attività produttiva vera e propria. Sono 80 persone a casa che temono di perdere il proprio posto di lavoro e quindi non avere più, come dire, uno stipendio fisso, ma andare in NASPI, quindi in disoccupazione, e poi non avere nessun reddito, quindi nessun sostentamento. Prossimo iter? Ma il prossimo iter sarà praticamente passerà per il Tribunale di Milano che dovrà approvare o meno l'amministrazione straordinaria. Subito dopo abbiamo chiesto una nuova convocazione al Ministero per attivarci con gli ammortizzatori sociali perché c'è la cassa integrazione in scadenza e abbiamo chiesto con forza che la cassa integrazione almeno per un anno venga prorogata così da garantire un altro anno di respiro ai lavoratori ma anche un altro anno di possibilità all'azienda di riprendersi. La politica nazionale sta rispondendo un po' all'appello che avete lanciato voi in questi mesi? Sì, la politica nazionale a oggi ci sta assistendo, c'era lì al Ministero dello Sviluppo Economico anche una rappresentanza dei parlamentari teramani, c'era l'onorevole Zennaro, c'era anche l'assessore Fioretti. È chiaro che a tutte queste figure noi chiederemo un impegno maggiore nei prossimi mesi quando sarà ora di stringere e finalmente fare quadrato attorno alla Selta per rilanciarla.